hard. Stay up, never land, and you never saw it. And wanna see me slow down, but I never done. So I'ma hit you with a shovel like I'm giving to ya. E ciao a tutti ragazzi, sono Gente, ben ritrovati qui sul mio canale. Siamo tornati qui, signori, con la carriera allenatore, intanto che sistemo la luce. Allora ragazzi, mi avete dato come al solito tanti consigli per aggiustare e sistemare un po' questa squadra. Per chi non ha visto l'episodio precedente, vi lascio sempre qui il link, la notazione per il video precedente, dove abbiamo accettato soprattutto l'offerta del Portogallo e abbiamo buttato lì qualche trattativa così a caso. Intanto andiamoci a fare la partita contro il Chievo Veronica, partita di Coppa Italia che, come vi dissi già la scorsa volta, ci tengo molto alla Coppa Italia. Io non so la prossima partita contro chi l'abbiamo, però direi di far riposare un po' i titolarissimi. Quindi, che poi abbiamo dei panchinari che potrebbero tranquillamente fare i titolari e quindi siamo ben coperti sotto questo punto di vista. Ok, questa è la formazione che ho fatto per la partita contro il Chievo. Ho lasciato Sportiello perché ha bisogno di giocare e di mantenere il ritmo positivo. Come vedete comunque sono tutti in su con la freccia. Klosterman, Cannavaro, Acerbi, Emerson, Duncan, Magnani, Missioli, Odegaard, Quaison e Iheanacho. Ovviamente leggenda, 6 minuti e partiamo subito, signori, con la prima partita di oggi, per poi tuffarci verso la fine del calciomercato di gennaio, del mercato di riparazione. Speriamo che Quaison si decida a fare qualcosa di buono e a prendersi per mano questa benedetta squadra e quindi ci vediamo subito in campo. Eccoci, noi siamo in campo, siamo all'Odromo perché il Chievo non ha uno stadio. Vabbè, si scherza. E vamos! Vi ricordo, per chi non ha visto l'episodio precedente, di andarlo assolutamente a vedere perché abbiamo fatto delle partite veramente incredibili a leggenda, vi ricordo. Abbiamo ammutolito uno stadio importante d'Italia. Però subito ragazzi, subito per Magnanelli, dentro per Odegaard che non ce la fa. Abbiamo fatto già un errore, vero Klosterman? Oh mamma, che sbagliato palo Oski. Ho notato che sta giocando inglese titolare in questa partita, che in Serie A sta veramente esplodendo in una maniera incredibile. Mi sa che al quarto gol consecutivo, tipo robe del genere. Va bene. 3 contro 1, signori. Iheanacho. Dentro. Quaison. No. Ha sbagliato, raga. È stato capace di sbagliare. Però è ancora lì Odegaard. Cross. Missiroli, stop. Tiro. Ma che merda di tiro. Ok, Quaison che recupera palla. Quaison, la palla per Duncan. Duncan vede l'inserimento di Iheanacho. Stop! Tiro di Iheanacho tra le braccia di Bizzarri. Dai ragazzi, abbiamo avuto 3 buone opportunità. Per il resto comunque partita che si è un po' spenta. A terra il nostro giocatore, si è infortunato Quaison. Non ci voleva, mettiamo dentro Gerson. L'avevo tenuto in panchina Gerson perché avevo capito, comunque lo sappiamo tutti, che comunque Odegaard non riesce a fare 90 minuti. E quindi ho tenuto Gerson appunto in panchina e per farlo entrare poi a partita in corso al posto di Odegaard, che 90 minuti non riesce mai a farli. Ok, questa azione bellissima, Gerson incrocia, mamma mia che tiro, signori. È ancora lì, Iheanacho si gira bene. Bizzarri, raga, non entra. Ora Iheanacho si ferma. Iheanacho in aria. Ci stava entrando in aria Gerson, poi stoppa il pallone, viene fermato all'ultimo. Raga, siamo solo noi in campo. Oh mio Dio. Raga, non stavo commentando perché, cioè, era palese che non sarebbe successo niente in questa azione. Missiroli ancora dentro Iheanacho, che si è arrabbiato molto in questo ultimo periodo, che cazzo dico, dentro Duncan, stop, tiro ancora ribattuto, raga. Vai così, ancora Gerson dentro Iheanacho, stop, fallaccio. Arbitro, ma porco schifo, un fallaccio, l'avevo stoppata io, mi è venuto da dietro. Occhio al Chievo, raga, occhio al Chievo, palla dentro, no. Sportiello esce coi pugni, topa bene, ma viene recuperato. Finisce qui, penso, no, si è infortunato a Cerri. Raga, ma che... Finisce qui la partita, ragazzi. Non so se si va ai supplementari. Sì, riprendi. Tempi supplementari, ragazzi. Pensavo di non sprecare troppo tempo per sta partita. Invece baglia tutto, Antei, Pellissier. Sportiello. Corri, Embolo. Usciamo bene. Embolo, entra in aria. Embolo, palla dentro. Iheanacho, stop. Tiro, ancora ribattuto. Iheanacho ancora. Che due palle. Cioè, raga, guardate i tiri.
Non ho mai fatto così tanti tiri in carriera fino ad ora. E forse voi ne siete la testimonianza. Occhio al Chievo. Palla dentro! Mamma mia, Cannavaro ci ha salvato. Vai Emerson. Emerson la stoppa. Emerson ancora dentro. Iheanacho. Iheanacho si gira bene. Iheanacho. Iheanacho in aria. Iheanacho. Iheanacho. Iheanacho! Non ho parole, raga. Non ho parole. Stiamo sbagliando di tutto. Non ci fa vincere Gerson. Gran palla dentro. Iheanacho. No, dove l'hai data? Dove l'hai data? Raga, era al centro quella palla. Volevo fare il gol sicuro perché non ci sta facendo fare un gol. Finisce qui. Andiamo ai calci di rigore. Non ho parole. Calci di rigore. Pellissier. Vai, Sportiello. Vai, Sportiello. Vai, Sportiello. Vai, Sportiello. Sportiello! Iheanacho, è velocissima la freccia, raga. Iheanacho. Iheanacho, spiazza il portiere. Pepe, vai, Sportiello. Vai, Sportiello. No, mamma mia, che rigore che ha tirato, raga. Raga, è velocissimo. Missiroli, no. Vai, Sportiello. Però le ha indovinate tutte, Sportiello. Fa la finta Paloschi, spiazzato. Magnanelli. Magnanelli! Mamma mia, stavo tirando di nuovo centrale. Dai, Sportiello. Dai, Sportiello. Ancora lì. È fuori. È fuori, raga, ha sbagliato. Gerson. Vai, Gerson, non mi deludere. Gerson, non mi deludere. Gerson rimane ancora centrale il portiere. Dai, raga. Itzko. Itzko. Sportiello. E passiamo il turno. Con tanta paura, perché dopo aver dominato, stavamo per non passare il turno, raga. Allora, passa la Roma. Passiamo noi. E adesso c'è Inter-Juventus e Fiorentino-Udinese. Quindi siamo in semifinale contro la Roma. È abbastanza dura. Delle big è l'unica che non siamo riusciti a fermare. Allora ragazzi, avanziamo. Non è inutile che... Cioè io ho visto tutti i vostri consigli qui sotto nei commenti, ragazzi. Il problema è che avendo pochi soldi non possiamo spendere più di tanto. Comunque i vostri nomi che mi avete fatto sicuramente li terrò conto per il prossimo, per la sessione di giugno. Quindi per il prossimo anno non vi preoccupate. Voi continuate a farmi, non so, darvi qualche consiglio. Giocatore venduto, Biondini. Abbiamo venduto Biondini, che è meglio di niente. Raga, non so se fare due partite soltanto, perché comunque quella col Chievo ci ha tolto molto tempo. E soprattutto perché dopo c'è la partita con la Roma. Titolarissimi in campo. Vediamo di mettere in panchina chi ha giocato meno, tipo Abner, Loftus-Cheek non l'ho fatto neanche entrare. Eccoci qui signori, siamo in campo, vediamo di vincere sta partita, perché veramente vincendo sta partita diamo una prova di forza incredibile. Ora subito Gnucuri che recupera palla. Gnucuri, quanto è forte raga. Gnucuri, palla dentro. Raga, non faccio un cross, tutti in bocca al portiere. Occhio a Gomez. Gomez, Sportiello. Oh, Gomez, già hai rotto le palle domenica contro la Roma. Invece se stai buono, tranquillo, eh? Occhio a questo contropiede Berardi. Berardi è solo, inseguito da Dramé. Inseguito da Dramé. Berardi rientra sul sinistro. Parata. Tutti centrali, raga, le stiamo buttando oggi. Ancora Brozovic. Palla dentro di Brozovic verso Gnucuri, che non ci arriva di testa. Ancora Sansone, stop. Tiro di Sansone deviato. Oh, gol! Non ci credo, il gol più... Non lo so, il gol più brutto della storia, più sculato, più non lo so. Oh mio Dio, il portiere è fermo, raga. Il portiere è fermo. Sansone, stop, tiro. Il portiere rimane fermo. Il gol più brutto della storia. Berardi scappa via, poi serve Embolo. Embolo in aria, Embolo, palo. Ancora Sansone, raga. Oggi non inquadriamo sta cazzo di porta. Due volte Dantei. Mamma mia, che azione, signori, sul velluto. Brozovic. Brozovic. Si ferma Brozovic. Allarga tutto Berardi. Posizione regolare. Berardi. La finta. Berardi. Si accentra. Berardi. Berardi. Ma sempre ribattute, regà. Ma che palle. Oggi veramente è la sagra del rimbalzo, della ribattuta. Come cavolo si chiama? Ma io non lo so. Berardi, forse fallo su di lui, sì. Calcio di punizione. Mattonella per noi, ragazzi. Sansone, raga. Cioè, Sansone è il nostro calciatore di punizione. Sansone. Sansone! Mamma mia, che ha preso, raga. Ariaudo. Zona tiro. Ma forse se non tira la miglior cosa, Gnucuri. Stop, tiro! Deviato! Mamma mia, raga. Recupero. Embolo. Serve Sansone. Uno contro uno col portiere. Sansone. Sansone contro lo caccare. Sansone!
Contropiede perfetto, signori! Doppietta di Nicola Sansone, che incita il settore dei tifosi del Sassuolo. Sassuolo magico. Non so da quante partite non perdiamo, dopo andiamo a controllare, ma raga, Sassuolo magico. Non lo so, io spero di rivivere una stagione come quella dello scorso anno col Parma, veramente a leggenda, ragazzi, stiamo disegnando e stiamo mettendo... Attenzione! Gol! Ecco, ma non devo parlare io. Primo tiro, Denis Cinzacca. Bellissima stazione. Bellissima stazione, non sbagliamo adesso. Non sbagliamo adesso, Versalico. Versalico. Versalico fa tutto lui! Non ci credo. Occhio a questa azione. Palla dentro. Grande azione, Gerson. Gerson incrocia! Gerson, la chiudiamo! Proprio lui è entrato proprio ora! E ora possiamo anche ripartire con Berardi. Con Berardi. Con Berardi. Inseguito. Stendardo a vuoto. Ancora Berardi. Berardi ancora. Incredibile, Berardi. Palla dentro, Embolo, stop! Tiro di Embolo! Mamma mia, che gol, signori! Oh mio Dio! 4-1! Proprio lui, Embolo! Dopo aver sbagliato il gol del vantaggio, anzi del raddoppio nel primo tempo colpendo il palo, si fa perdonare con questa, mamma mia, traiettoria imprendibile per Consigli, che cazzo dico? Chi c'ha l'Atalanta non lo so. E finisce qui, signori! Altro episodio fantastico! Coronato da un gol bruttissimo fatto proprio in questa partita, partita dominata, giusto così. Vinciamo contro l'Atalanta e adesso vediamo, facciamo finire il calciomercato e chiudiamo qui l'episodio, ragazzi. Luis Gustavo passa al Valencia per 23 milioni, Glick va al Manchester per 17 milioni e mezzo. Ragazzi, intanto che termina questo, che termina la simulazione del calciomercato, non credo di riuscire a fare nessuna operazione assolutamente, anche perché abbiamo 2 milioni e 6, non riusciamo a fare niente. Magari è meglio che ce li teniamo per giugno, perché se continuiamo così riusciamo ad approdare in Champions League, ragazzi, abbiamo bisogno veramente di tanti quattrini. Signori, io spero che questo appuntamento vi sia piaciuto. Io non ho parole, veramente. Voglio far finire questa simulazione perché voglio farvi vedere la classifica e i prossimi incontri e da quante vittorie consecutive abbiamo, raga, perché è qualcosa di clamoroso. Poi avevo una proposta da farvi per voi che comunque seguite tanto la carriera allenatore, siete in tanti a seguirla. La prossima è una partita fondamentale contro la Roma, non possiamo assolutamente sbagliarla. Andiamo già a fare la conferenza stampa per la prossima volta, andiamo a parlare bene del nostro Sassuolo. È uno scontro addirittura al vertice. La classifica dice in questo momento che siamo a meno 2 dalla Lazio, prima in classifica. L'Inter ci ha scavalcato perché è una partita in più. 3 punti di distacco dal quinto posto, che comunque è del Palermo, ma ha una partita in più. Quindi vincendo potremmo addirittura, non so, scavalcare la Roma ufficialmente. Però non corriamo troppo, ragazzi. Io veramente, gol fatti, abbiamo il miglior attacco, 40 reti. Miglior difesa, ah no, il miglior difesa è ancora la Roma con 15, noi 16. Veniamo da 4 vittorie consecutive, però risultati utili, ragazzi, veramente clamorosi. Non pareggiato purtroppo in casa contro il Frosinone. Cioè, raga, non perdiamo, cioè guardate da quanto tempo non perdiamo. Fiorentina vittoria, vittoria col Genoa, vabbè, queste non le abbiamo giocate. Vittoria col Carpi, vittoria con l'Udinese, pareggio con la Juve, vittoria col Milan, vittoria con la Lazio, vittoria con l'Empoli. Raga, guardate da quanto non perdiamo. Settembre, sconfitta. Non perdiamo esattamente dalla gara d'andata. Ci stiamo scherzando. Settembre 2015, raga, non perdiamo dal 27 settembre e siamo a febbraio. Cioè, capite che veramente non perdiamo da... boh, roba di 4-5 mesi, qualcosa di incredibile. Signori, intanto che salvo, spero che il video vi sia piaciuto. Per voi che seguite la carriera, una proposta da farvi. Già ve la proposi tempo fa, però non tutti avevano risposto. Adesso che siete in molti, volevo chiedervi se avete... se vi va, se avete un interesse, se io facessi la carriera giocatore. Perché già da tempo che ve la chiesi, roba di tanti mesi fa, da quando iniziai la carriera allenatore, vi chiesi se volevate anche la carriera giocatore. Fatemi sapere con un bel mi piace, con un bel commento, se volete la carriera giocatore. Nessun problema, ragazzi. Un'altra carriera che da tanto che non faccio, mi farebbe tanto piacere condividerla con voi. Mi raccomando, fatemi sapere. Arriviamo a 70 mi piace, 80 mi piace per il prossimo episodio della carriera allenatore. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se fate così, lasciate mi piace, commentate, condividete, mi raccomando. Passate alla mia pagina Facebook, al mio profilo Instagram, tutto sotto in descrizione. Il video è finito, dal gente è tutto.
Ciao, voglio!